Abbiamo già raggiunto le 2.000 firme e andiamo avanti, quindi sono tante ma ancora non sono sufficienti. Circa 2.000 firme per chiedere la rimozione dei 3.600 metri quadrati di amianto dai tetti delle case popolari. Prosegue la petizione portata avanti dal SUNIA, il sindacato degli inquilini, e dal comitato No Amianto, rivolta al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. In primis chiediamo la risoluzione, quindi di togliere il tetto di via Malpighi, delle case popolari di via Malpighi, ma poi chiediamo anche un monitoraggio in tutta la città sull'amianto e snellire anche se ci sono le procedure burocratiche anche per i piccoli proprietari chi vuole risanare il tetto del capannino della macchina. La raccolta firme lunedì scorso in occasione del Consiglio Comunale si è anche spostata davanti a Palazzo Cavallo. A oggi ne abbiamo 18 su 32, ma ancora la petizione è aperta, quindi tutti quanti, chi vuole, sia i consiglieri che i nostri cittadini, possono sottoscriverla. Intanto il SUNI ha consegnato giovedì al prefetto di Arezzo, Clara Vaccaro, una lettera sul caso amianto di via Malpighi. Noi non chiediamo un incontro, in quell'incontro spiegheremo quello che abbiamo fatto, quello che vogliamo fare, quelle sono le nostre iniziative. Ma le richieste del sindacato degli inquilini si estendono anche a Regione e Arezzo Casa, la società che gestisce l'edilizia popolare. L'assessore Ceccarelli, che ha la delega alla casa, chiediamo risorse per la manutenzione degli immobili di case popolari dell'ERP. Alla Saccardi chiediamo di capire meglio com'è lo stato dell'arte per quanto concerne l'amianto in generale in Toscana e in particolare ad Arezzo. E Arezzo Casa chiediamo di avviare prima possibile i lavori, considerato anche il fatto che la ASL ha stilato un documento in cui dice che massimo entro 3 anni quel tetto deve essere rimosso.